18 febbraio 2014, Liberi TV, Gianni Colacione qui davanti al vicino al Consiglio di Stato, a Piazza Farnese, a poche centinaia di metri, si sta svolgendo un'udienza importante per le vittime del sangue infetto. Abbiamo qui la signora Giovanna che è interessata alla questione. Perché è interessata alla questione? Lei personalmente cosa ha vissuto? Io sono venuta soltanto per solidarietà verso gli altri, perché non sono prescritta, avendo già vinto nel 2004 una causa contro lo Stato italiano e hanno riconosciuto che sono colpevoli. Poi ne ho fatto un'altra a Catania per quantificare, soltanto che a Catania hanno deciso di defalcare i soldi che mi devono dare con la pensione che prendo, con l'indennizzo. No. Ma lei qual è il danno? Cioè, che cosa ha contratto? Allora, io ho contratto una epatite C dopo una delle trasfusioni per una gravidanza extrauterina. Sono venuti molti miei amici a donare il sangue per me, ma non mi hanno dato quel sangue, bensì il sangue infetto. E quindi io, che ero un'insegnante oltretutto, io non sapendo perché io stavo sempre male, mi sono dovuta mettere nel 92 in pensione poiché io stavo sempre male, e quindi ora percepisco una piccola pensione per i 21 anni di servizio che avevo. E se sapevo invece questo, le cose erano diverse. Ecco, loro mi hanno rovinato la vita, essendo una persona nata sana, e sino ad oggi io non ho avuto né tumori né altre malattie terribili, soltanto l'epatite C, che mi ha portato, correlata all'epatite, una sclerodermia. E la pressione alta, la carie ai denti, ecco, queste cose che io forse potevo non avere. E purtroppo, avendo la sclerodermia correlata all'epatite, io non posso neanche fare un vaccino, né il vaccino per andare, ad esempio, se voglio andare in paesi tropicali o in altro posto, neanche il vaccino per l'influenza, e non posso fare neanche l'interferone. Quindi mi hanno rovinata per 10 volte, non per una volta. Grazie. E invece parliamo con Marino Nino. Ecco Marino, tu invece qual è la tua storia? La mia storia è questa. Nell'85 ho fatto un incidente stradale, scusi signore, al che sono stato ricoverato e ho avuto bisogno di una trasfusione per un'emorragia interna. Ho avuto una trasfusione e mi sono state date 4 sacche di sangue, tutto sangue infetto. Nel 92 è venuto fuori tutto, perché non mi sentivo bene. Abbiamo fatto tutte le analisi, è venuta fuori questa cosa. Poi chiaramente con il ministero ha fatto le indagini di routine e ha trovato queste sacche di sangue. E adesso siamo qua, io sono ancora giovane, ho già la fibrosi, non so come andrà a finire, ho fatto già 2 cicli di interferone e sono prenotato per la triplice. E adesso siamo qua, lo Stato sembra che voglia prescrivere il tutto, che se ne voglia uscire solamente con questo misero indennizzo, ma non sa che noi siamo già, ci ha ucciso una prima volta dandoci il sangue, la seconda volta con questa prescrizione che vuole toglierci i nostri diritti. Ma purtroppo la nostra malattia non si prescrive, ce l'avremo sempre addosso per tutta la vita. E nessuno ci potrà dare mai più quello che abbiamo perso. Io ho una famiglia, non ho potuto fare niente di eccezionale perché non stavo bene, non sto bene attualmente, come ti stavo dicendo sono in fibrosi e quindi devo stare sempre sotto controllo, i miei figli sempre devono stare lontani da me, comunque tutta una serie di cose che dovuta a questa malattia che ha pregiudicato la mia vita. Senti, e quindi insomma anche la vita familiare è cambiata con i tuoi figli, che cos'è in particolare che è cambiato? Qual è le difficoltà materiali che hai dovuto affrontare? Ma le difficoltà con i figli non è che siano delle grandi difficoltà, purtroppo sì, precauzioni, io ho un bagno tutto mio, diciamo, loro non vanno mai, io c'ho il mio spazzolino da denti, tutte quelle cose che riguardano me sono per me e basta. Ringrazio Dio che per fortuna i miei figli sono sani su di questo, però io sono, purtroppo ho subito tutto quello che ho subito e adesso voglio quello che mi spetta. Grazie. Incontriamo anche Simone Carabella del Movimento 5 Stelle. Ecco, come mai qui? Penso che questa situazione, quella del sangue infetto, possa essere racchiusa
nel grande gruppo degli abusi sui cittadini italiani, insieme alle terre dei Vereni, quello che accade a Napoli, quello che sta accadendo qui a Roma nei Castelli Romani a Malagrotta con le terre inquinate, la poca chiarezza che c'è sul caso Stamina. Aggiungiamo anche appunto la questione delle vittime del sangue infetto. Questo è un abuso che non possiamo tollerare, bisogna uscire dall'ottica in cui il problema riguarda solo chi ce l'ha. Chiunque di noi può andare all'ospedale per un incidente, subire una trasfusione ed uscire dall'ospedale con l'epatite o l'HIV. Ecco, questo non possiamo più tollerarlo. Sono problematiche che potrebbero colpire ognuno di noi. Quindi dobbiamo unirci e vincere tutti insieme. Senti, a questo punto diciamo, vediamo un pochino di parlare qualche riflesso politico per aiutare anche questa vicenda e anche le persone che sono state vittime di questa vicenda e anche, perché poi ce ne sono tante in Italia purtroppo, ecco, come pensate di poter portare un aiuto concreto, cioè portarlo diciamo nelle sale, nei palazzi cosiddetti del potere, in Parlamento collaborando con qualcuno? Diciamo che per le persone già infettate più di un risarcimento economico non si può fare. La cosa più importante secondo me è evitare che questo tipo di problemi si ripetano ancora nel tempo, quindi è fondamentale un controllo specifico, capillare su tutte le sacche di sangue che sono in Italia e soprattutto dobbiamo considerare il sangue non una merce e quindi non comprarlo dai paesi esteri. Il sangue va controllato prima di essere infuso nei pazienti, è fondamentale. Grazie Simone. E ci sono parecchie vittime qui del sangue infetto in attesa appunto della pronuncia del Consiglio di Stato e incontriamo Maria Lucia Lorefice, deputata del Movimento 5 Stelle, anche lei qui presente, dà un supporto ovviamente non soltanto diciamo di tipo emotivo ma anche politico in questo senso. Sì, ci è sembrato giusto essere qui presenti a questa manifestazione insieme con tutti i cittadini che stanno portando avanti questa causa e il Movimento 5 Stelle sta dando anche il suo contributo anche dal punto di vista diciamo, politico e legislativo, perché abbiamo presentato anche una serie di interrogazioni, di risoluzioni, nonché una proposta di legge il cui scopo è fare in modo che finalmente questi cittadini possano aver fatta insomma, giustizia. A questo punto come deputata le voglio chiedere anche una considerazione un po' sull'andamento e un governo in via di formazione, come pensate di prendere posizione all'interno del gruppo? Io a titolo personale non esprimo mio parere perché tutte le decisioni le prendiamo in assemblea, quindi dopo le nostre assemblee prenderemo poi la nostra linea che sarà comune per tutto il movimento. Grazie molte.